ragazzi, sono Hyde e vi dico la verità, non vedevo l'ora di fare questo video. Come sapete, 2 giorni fa è uscito il mio video come iniziare a fare magia con il cubo di Rubik. L'obiettivo del video era appunto quello di introdurvi e spiegarvi quello che era la magia legata appunto al cubo di Rubik, quella che poi ho chiamato cubo magia. Beh, per introdurre il discorso, ovviamente ho accennato anche a quello che è lo speed cubing, a cos'è un cubo e ovviamente quali sono i metodi risolutivi che ne stanno alla base. Beh, nel fare questo diciamo che ho creato una sorta di scalpore, tra virgolette, perché sono state 2 o 3 le persone che si sono scaldate nei commenti, perché queste persone, probabilmente speed cuber professionisti, quindi persone che ne sanno sicuramente più di me, diciamo che mi hanno accusato di aver detto delle cose sbagliate o comunque hanno molto frainteso il messaggio che ho cercato di far passare. Prima di tutto io ho presentato un cubo, il Dayan Zanchi, e non l'ho presentato come il miglior cubo in circolazione, anzi ho sottolineato chiaramente che ultimamente io mi trovavo bene con quel cubo. Nei commenti queste persone mi hanno fatto notare che ci sono altri cubi, magari anche di una qualità superiore, che si trovano a prezzi molto più bassi. E sono stati gentilissimi a farmelo notare e infatti io la prima cosa che ho fatto è stato scrivere nei commenti questi tipi di cubi e i siti apposta per acquistarli. L'altro passaggio poi su cui sono stato un attimo punzecchiato è quando ho parlato dei metodi di risoluzione. Non so bene come, ma il messaggio che è passato è quello di iniziare con il metodo Fidrik. Cosa che io non volevo assolutamente intendere, anzi ho ribadito più volte che il metodo a strati è quello più semplice, anch'io personalmente ho iniziato proprio con quello. Quindi mi scuso se magari in quel passaggio sono stato un attimo poco chiaro. Ma al di là di questo, ho deciso di fare questo video e di far parlare una persona che ne sa molto ma molto più di me per fare chiarezza appunto su quello che è lo speed cubing, sui cubi, le tipologie di cubi e sui metodi di risoluzione che ne stanno alla base. Questa persona, questo ragazzo, ha un canale che si chiama Best Italian Cube Channel. Lui fa video appunto riguardanti il cubo di Rubik, i metodi di risoluzione, recensioni di cubi appena usciti o di cubi diversi dal 3x3x3 e mi sembrava la persona più adatta da far parlare perché ovviamente è molto più esperto di me. Voglio quindi salutare e ringraziare Zamu che ha accettato di apparire in questo video per parlare e far chiarezza su questi argomenti. Se ovviamente vi piace magari il suo video, siete interessati al suo canale, vi invito ad andare ad iscrivervi ovviamente. Quindi niente, lascio spazio a Zamu, lo ringrazio un'altra volta e nulla, buona visione. Ciao ragazzi! Ciao Hyde, soprattutto ciao a tutti gli iscritti, mi presento, io sono Zamu, sono un illusionista, ma sono qui principalmente nelle vesti di proprietario del canale Best Italian Cube Channel. Hyde mi ha chiesto se potessi far chiarezza sullo speed cubing, sul cubo di Rubik e su tutto ciò che gli ruota attorno e ho pensato di realizzare direttamente questo video overview del mio settore. Prima di tutto, cosa è il cubing e cosa è lo speed cubing? Allora, il cubing è semplicemente la passione del risolvere e studiare i meccanismi risolutivi di tutti i twisty puzzle, come il cubo di Rubik, che è il primo twisty puzzle inventato, ma ovviamente anche dei suoi derivati, come una Pyraminx, qui abbiamo per esempio il Megaminx, che è un dodecaedro, abbiamo cubi più grandi come 6x6, 7x7, 4x4 e così via. Quindi la risoluzione di questi puzzle è il cubing. Lo speed cubing invece è fondamentalmente la sezione più sportiva, dove chi diventa particolarmente bravo e chi riesce a imparare dei metodi particolarmente avanzati impara a risolvere molto velocemente alcuni di questi puzzle. Diciamo che a livello di gara si compete dal 2x2 fino al 3x3, 4x4 fino al 7x7, poi si usa Pyraminx, Megaminx, Cube, Square One, poi si risolve da bendato, con i piedi, a una mano, insomma ci sono un po' di categorie alternative. Come iniziare un percorso di cubing o di speed cubing? Non saprei, ognuno un po' iniziamo lo suo. Vi posso dire come ho iniziato io. Io ho cominciato con la curiosità di imparare a risolvere un cubo di Rubik, così ho comprato un cubo di Rubik dai cinesi, che purtroppo non girava neanche pregando i santi. Così sono andato su eBay e ho comprato il primo speed cube che mi capitasse sotto mano. Non volevo far speed cubing, però volevo un cubo che ruotasse in maniera morbida, senza dover impazzire e insomma che potessi dedicarmi all'apprendere un pochino il metodo di risoluzione senza dovermi stressare per farlo girare. Uno speed cube è un cubo di Rubik fondamentalmente, o derivato appunto, che ha un meccanismo interno un po' più elaborato e un po' più avanzato di quello di un cubo di Rubik classico marchiato Rubik's che si trova nei negozi di giocattoli, che gli permette di ruotare in maniera morbida e soprattutto gli permette di tagliare, il che significa che se le facce sono disallineate, come in questo caso, il cubo ruota lo stesso perché si riallinea automaticamente. Questo vi permette di poter andare velocemente
anche con un po' di imprecisione. Comunque, se qualche mossa la fate leggermente imprecisa, il cubo si riallinea e quindi praticamente vi impedisce di bloccarvi, quello che noi in gergo tecnico chiamiamo lock-up. Ora, giustamente Hyde si occupa di illusionismo, come me peraltro, non è propriamente uno speedcuber, quindi appena lui nel suo video ha detto, o meglio ha nominato lo Zanchi come cubo migliore e come metodo per cominciare il metodo Friedrich, gli speedcuber sono impazziti e hanno iniziato a pretendere la testa del re su un piatto d'argento. Quindi facciamo un attimo di chiarezza. Allora, vorrei intanto ricordare a tutti gli speedcuber che sì, lo Zanchi è un cubo un pochino passato, però è un cubo con cui venivano fatti tempi sotto i 6 secondi, quindi tanto male non è. Però sì, ovviamente è un cubo superato, diciamo che soprattutto negli ultimi 2 anni sono venute fuori alcune marche nuove che stanno producendo cubi veramente di qualità. Se siete curiosi su quale cubo scegliere, nel mio canale trovate un sacco di recensioni. Di base posso dirvi che per cominciare non farà molta differenza il cubo che sceglierete. Col tempo magari capirete un pochino quale sarà il vostro stile, se avete un modo più rough, quindi un po' più grezzo di girare le facce, un po' più rude, oppure un metodo più preciso e più delicato. Ci sono tanti stili e anche lì, se lo utilizzate per la magia, magari potreste scegliere uno un po' più silenzioso, oppure scegliere un lubrificante che lo renda un pochino più silenzioso. Potreste avere le mani più grandi e quindi magari un cubo un pochino più grande potrebbe fare al caso vostro, e così via. Altra cosa sono i metodi di risoluzione. Diciamo che sono due i metodi principali che è importante conoscere. Uno è quello per cominciare, che è il metodo a strati, e se siete curiosi trovate una guida completa sul mio canale, penso che Hyde vi metterà un link in descrizione. E poi, una volta che risolvete il cubo in tempi sotto il minuto e mezzo, mettiamola così, potreste decidere di passare al metodo Friedrich, che è il metodo per lo speedcubing, quello che il 99,9% degli speedcuber utilizza in gara, che consiste fondamentalmente nel risolvere in un colpo solo i primi 2 strati del cubo e poi l'ultimo strato si risolve con 2 algoritmi. E parliamo quindi di un metodo a strati fondamentalmente avanzato. Poi esistono altri metodi, esiste il metodo ZZ, esiste il metodo Rooks, esiste il Petrus, esistono alcuni metodi differenti che si possono studiare. Io alcuni di questi li ho studiati per cultura personale, per sfizio, per conoscere altre modalità di risoluzione. Altro aspetto, la lubrificazione. Uno speedcube ha necessità di essere lubrificato per scorrere bene in questo modo. Ci sono tante scuole di pensiero, vi dico la mia. Sostengo che il miglior lubrificante sia l'olio siliconico per differenziali. Qui a lato ne abbiamo diversi tipi. Diciamo che per la lubrificazione del core, quindi del meccanismo interno, utilizzo lubrificante olio siliconico ad alta densità, quindi diciamo con un CPS, un valore CPS sopra i 30.000, mentre a valore CPS sotto i 10.000, possibilmente anche 1.000-2.000, per le plastiche, che gli darà un effetto un po' gomoso e un po' più silenzioso. Questa morbidezza è lo stile che piace a me. Qualcuno per esempio preferisce i lubrificanti acquosi perché lo rendono più veloce, ma anche un po' più rumoroso o crispy, come lo definiamo noi, ma che ovviamente richiedono anche una precisione molto molto più accurata. Infine, dove acquistare gli speedcube? Vi posso suggerire magari i siti principali, ma ce ne sono tanti altri. Sicuramente ZCube è uno molto economico, tra l'altro mette in home page i cubi in ordine di uscita, quindi i primi che trovate sono gli ultimi cubi usciti, per cui tutto ciò che sta diciamo nella prima pagina sono cubi che sono di alta qualità perché sono di ultima generazione. Altro sito sicuramente ben fornito, The Cubicle, che però è americano e infatti i cubi costano un pochino di più perché le tasse evidentemente lì sono più alte. Qualche dritta riguardo l'utilizzo del cubo di Rubik in ambito magico: io, essendo appassionato di speedcubing ed essendo un illusionista di professione, faccio qualche numero col cubo di Rubik. Allora, la scelta del cubo è indifferente, potete fare magia con qualsiasi cubo, sta a voi. Vi consiglio di sperimentare molti modelli. Di base magari vi consiglio di utilizzare dei top di gamma, visto che dovete utilizzarli per degli spettacoli che richiedono una precisione quasi assoluta, quindi magari vi posso consigliare un Weilong GTS, un Valk 3. Comunque nel mio canale, ripeto, trovate un sacco di recensioni. Io personalmente ho trovato le mie soluzioni, quindi utilizzo certi cubi sulla base del numero che devo fare, perché ho bisogno di certe esigenze. Così anche la lubrificazione, ho sperimentato varie soluzioni per il grado di rumore ma anche il grado di controllabilità del cubo, quindi la scelta del cubo sta a voi, dovete sperimentare tutto qua. Molto importante dire un concetto: il cubo non fa lo speedcuber, così come non fa l'illusionista, dipende al 99% dalle vostre mani. Direi che siamo giunti alla fine di questo video, spero di avervi incuriosito e, perché no, magari qualche mago potrebbe essersi incuriosito tanto da avvicinarsi al mondo dello speedcubing, che ha tanto tanto in comune con la magia. Basti pensare allo stupore che lasciate alle persone che vi circonda quando risolvete un cubo di Rubik in meno di 20 secondi. Non ho altro da dire, ciao Hyde, ciao a tutti gli iscritti, buone magie e buon cubing, ciao!